loro festa più importante, che è la festa di San Martino. Quindi, insomma, anche loro ci hanno ospitato in una due giorni. In realtà loro sono lì a festeggiare per una settimana, però noi siamo andati nell'ultimo weekend, nel secondo weekend, il giorno prima di San Martino, appunto, per festeggiare con loro. È stato veramente un momento di festa in cui abbiamo potuto accogliere, abbiamo potuto portare con noi anche tre cuochi, e ne approfitto, insomma, per ringraziarli personalmente, perché sono stati eccezionali nella loro disponibilità, ma soprattutto nella elaborazione dei piatti che poi ci hanno fatto gustare. Insomma, sono stati davvero molto apprezzati da tutta la comunità di Bon Pops. E mi riferisco ad Alessandro e Francesco Manfredi e a Patrizio Lamanna. Sono dei ragazzi giovani, eccezionali, però che hanno alle loro spalle già una bella esperienza. Insomma, fanno sistematicamente, come diciamo da noi, la stagione. Quindi sono solitamente sono fuori mola per lavorare in questo settore. Uno di loro addirittura adesso partirà per la Nigeria, e quindi sì, avvia una nuova avventura, un nuovo rapporto di lavoro con una grossa ditta a livello internazionale. Quindi a loro va in bocca al lupo per il prosieguo, e ancora l'ennesimo ringraziamento per ciò che ci hanno potuto dimostrare in termini di disponibilità, ma soprattutto, ripeto, di competenze e professionalità. Allora Piero, volevo, così facciamo un passaggio incrociato, insomma, Niki ci ha illustrato, diciamo, tecnicamente quello che è avvenuto. Poi c'è questo viaggio che noi avete intrapreso, che oltre al di là della solidarietà, insomma, è una verifica di quelli che sono di quelli che potrebbero essere il discorso di il connubio tra i due comuni per una crescita socioculturale che porti vantaggio ad entrambe. E si ha poi entrerai nel merito, perché ho letto i tuoi post, insomma, quella sensazione a livello umano che effettivamente accomuna, anche a distanza o comunque fra persone che non si conoscono, partecipi di questo evento che si sta vivendo, insomma, la tua impressione. Sì, Nico, la cosa bellissima è stata proprio questa, cioè noi, a parte tutto la parte istituzionale che abbiamo avuto tra il convegno, la tavola rotonda e tutto il resto, poi comunque ognuno di noi si faceva la sua passeggiatina attraverso le strade, all'interno della fiera, eccetera, eccetera. E ho verificato, e c'erano gente che comunque si recavano da altri paesi limitrofi, perché lì sono Mantova, Mirandola, sono tutti paesi che comunque hanno subito dei gravi danni, forse superiori a Bon Pops. Vedevo la gente che chiedeva come mai ci fosse quel movimento all'interno della tenda, la tensostruttura, dove praticamente venivano preparati cibi, c'erano comunque convegni, orchestra, eccetera, eccetera. E dei cittadini dicevano, chiaramente con il loro slang tipicamente emiliano, sono i ragazzi di Mola, sono venuti qua, siamo insieme perché siamo gemellati con il comune di Mola. Parlo anche di una popolazione non necessariamente giovane, ma parlavano anche le persone anziane, quindi al di fuori da Facebook, al di fuori da tutta questa roba qui, certo, erano perfettamente informati quello che facevamo e soprattutto che cosa avevamo fatto. Quindi io ho verificato, poi lasciatemi il termine, ero bello gonfiato di orgoglio, perché sentivo la Mola di Bari spesso e volentieri sulle bocche delle persone. Quindi era questo il risultato che tutti quanti noi volevamo portare, oltre chiaramente a quello che tutti quanti noi abbiamo fatto per Bon Porto. Quindi per me è stata una cosa bellissima, e soprattutto siamo tornati carichi ancora per proseguire, ma soprattutto fieri di quello che noi, ovviamente molesi, e tutto il popolo molese ha fatto. Niki, torniamo a te. Voglio dire, ora, al di là di quelle che sono state le impressioni sicuramente positive, insomma, dai vostri racconti, voglio dire, quali sono i progetti che poi sono stati messi in campo affinché questo connubio, questa simbiosi tra le due cittadine possa evolversi? Beh, intanto noi abbiamo avuto, permettetemi, insomma, la buona idea, perché
credo che si rivelerà tale, di coinvolgere anche il GAL sud-est barese, certo. Quindi abbiamo avuto modo di viaggiare anche con il suo presidente, Pasquale Re David, il quale ha partecipato anche alla tavola rotonda che è stata organizzata lì alla fiera. E, già dalla tavola rotonda c'era c'era un connubio anche di carattere economico, perché il coinvolgimento del GAL nasce proprio da questo, cioè dalla volontà di mettere in relazione i nostri imprenditori con i loro. Poi fra l'altro ci sono anche dei punti in comune che riguardano proprio le attività economiche, in particolare l'agricoltura. Il GAL raccoglie molti imprenditori agricoli del nostro territorio e non solo, quindi per la nostra zona era lo strumento ideale. Quindi noi il carciofo, insomma l'uva da tavolo, i nostri prodotti tipici della nostra zona potranno sicuramente incontrarsi con il lambrusco, con l'aceto, con la pera abate, insomma ci sono dei prodotti davvero di eccellenza e possiamo confermarlo, insomma, perché abbiamo avuto modo di assaggiarli personalmente lì sul posto. Grazie a questi prodotti di eccellenza sicuramente potrà nascere un connubio anche di carattere economico. Anche al presidente Davide va il nostro ringraziamento, perché nella tavola rotonda lui per primo ha avuto modo di illustrare quelle che sono quella che è la realtà del GAL in questa zona, suscitando particolare interesse, perché nell'area di Comporto, Solvara, Solara, insomma in quella zona lì non c'è uno strumento come il GAL, non hanno avuto modo di metterlo su come da noi, quindi gli imprenditori che hanno partecipato alla tavola rotonda hanno mostrato interesse in questo. Fra l'altro c'è stata una piccola critica a livello territoriale sulla validità nell'esportazione del lambrusco, nel senso che fino ad oggi il lambrusco è sempre stata una tipologia di vino messa un po' ai margini, quindi l'imprenditore o il rappresentante del consorzio che era presente alla tavola rotonda ha avuto modo di dire che non è più così, effettivamente ci sono anche delle catene dei vini che stanno diventando davvero di qualità, quindi il lambrusco sta ormai prendendo piede su tutto il territorio nazionale, quindi senz'altro potrà essere un'occasione di sviluppo per loro sul nostro territorio, considerato il fatto che vogliono conquistare delle fette di mercato. Beh, come giusto che sia, insomma, poi alla fine, sicuramente tutto sommato. Noi stiamo affrontando il collegamento telefonico con il sindaco di Comporto, Alberto Borghi, per cui, anche perché abbiamo un attimino i tempi ristretti, magari ci riserviamo di approfondire con una trasmissione dedicata, perché sicuramente il discorso Alberto è ampio e interessante. Borghi. Per cui se noi siamo pronti dovremmo già, vediamo un po', già avere in linea il sindaco. Pronto? Pronto? Signor sindaco, buongiorno. Benvenuto sindaco, abbiamo in studio questa mattina Niki Buffo e Piero Morea. Sindaco, buongiorno. Ciao Alberto, ciao.